Ciao ragazzi, io sono Dav e questo è il mio primo video. Per inaugurare questo canale ho intenzione di iniziare un grandissimo gioco che è Bioshock, che personalmente non ho mai giocato, ma ne ho sentito, diciamo, parlare molto bene. Cioè, mi ha sempre attratto e adesso che ho aperto un canale voglio provarlo insieme. Allora, quindi ho guardato un po' le impostazioni e credo che vada tutto bene, quindi iniziamo. Scegliere un livello di difficoltà, vado medio e iniziamo. Ok, questo è il primo Bioshock e ho intenzione di fare questo, fare il secondo e poi fare l'Infinite, che è l'ultimo. E ovviamente dipende se il gioco piace. E ho messo anche i sottotitoli, così almeno si legge anche meglio. E bene, durante i filmati cercherò di stare il più zitto possibile e così via. Ok, non è un film, è un filmato Quando mamma e questo, papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi eh? dissero: Quindi ci figliolo, sono tre tu sei speciale, persone. sei Saranno i nato suoi per fare genitori, grandi credo. cose. Sapete una cosa? To Jack with Aveva love from ragione. mom's dead. Ok. Ho abbassato molto il volume, quindi mi sa che lo dovrò rialzare appena posso giocare. Ah no, ok. Scherzavo. Vediamo un po' se così il volume va bene, credo di sì, l'ho alzato un pochino. Ok. Cosa sta succedendo? Sono caduti in acqua? Ok, deduco che l'aereo si sia schiantato, almeno credo fosse un aereo. Sì. Cos'è? No. Non capisco cos'è, se è un sottomarino, una bomba, non capisco. Ok. So che noi stiamo affogando. E verso un gioco vecchio la grafica non è niente male. Ovviamente adesso devo vedere un po' come si gioca. Ops, ho staccato. Scusate, magari ho fatto un po' di rumore, ho staccato le cuffie dal microfono. Ah, mi posso muovere, pensavo che fosse ancora filmato. Ok. La sensibilità è un po' alta, però mi sa che dopo la devo abbassare. E iniziamo. Aspettate che devo vedere che ore sono. Sono le 23:39. Oh, cavolo. E tendo a fare questo video di circa 15 minuti. Cioè, questa è una serie, quindi andrà avanti, spero per molto. E non conosco quanto è lungo questo gioco, quindi non saprei dire. Poi mi pare la stessa scena dell'Infinite. Boh. Magari sono tutti collegati, non lo so, come ho detto non ho mai giocato. Ok, ho giocato solo l'Infinite, il primo pezzo, e poi non l'ho mai giocato perché l'avevo giocato su console, ora sono su PC. Ok, voi non vedrete niente. Quindi no divinità, no re, ma solo uomini. Ok, citazione di Andrew Ryan. Che deduco sia quel tizio col faccione. Credo che sia un gioco mezzo horror, cioè so che è soprattutto sparatutto, conosco, non so parlare Big Daddy, ma non sono molto esperto. Conè, tira leva. Dove stiamo andando? Non lo so. Sott'acqua, deduco che sia una specie di sottomarino, credo. 10 fatrums, what? Un Nobel per la pace, deduco. 18 fatrums, ah, diciamo i piedi sott'acqua, non so come si chiamano, le miglia sott'acqua, forse qualcosa del genere. Il fuoco alle tue fingertips, credo che qualcosa Sono riferito Andrew alle dita. Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No. Dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo Rapture. Scelgo Rapid Shock, non ho capito. Ma che Una figata! città in cui un artista non debba temere la censura.
dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi, dove il grande non venga confinato dal piccolo. E col sudore della vostra fronte, Rapture può diventare anche la vostra città. Rapture, qualcosa del genere. Non ho sentito bene, no. Cos'è quel robot? Una specie di robot. Capito. Una mezza balena o qualcosa del genere. Ok, da quello che ho capito. Come fai a sapere che sta arrivando qualcuno? Di cosa stai parlando? Scherzi? Che c'è una batisfera in discesa significa che abbiamo compagnia. Ok, spero che questa gente sia amica. Non lo so. Benvenuto a Rapture. Ok, Rapture, quindi non so cosa ho sentito io. Però Rapture. Benissimo. Come ho già detto, non so quanto duri questo gioco. Okay, ancora un minuto. La battisfera sta arrivando. Johnny, la sicurezza si sta attivando ovunque. Muoviti. Che cazzo sei? La prego, signora. Non volevo entrare abusivamente. Non mi faccia male. Ma mi faccia andare. Può tenersi la mia pistola. Può. Oh. Ma no, non so se vedete qualcosa, ma c'è qualcuno che sta uccidendo un altro con un arpione. Tipo la Capitana Uncino. Non so perché mi ricorda molto Dead Space. Qualcuno di nuovo. Sì, ma stai calmo. Io che pensavo fosse un gioco tranquillo. Oh Gesù. Ma... Ok. Non ce l'hai fatta, stronzetta. Oh, è sparito. Raccogli quella radio a onde corte, per cortesia. Raccogli quella radio a onde corte. Questa. Non so come tu sia scampato a quelli. Aspettate un attimo. Ho attivato i sottotitoli. Opzioni video. No. Opzione di gioco. Sottotitoli nei dialoghi, sì. Ok, scusate. Stiamo dicendo. Aereo, ma ho imparato a non discutere con la provvidenza. Mi chiamo Atlas e cercherò di salvarti la pelle. Ora muoviamoci. Ti riporteremo in superficie. Fa un bel respiro ed esci dalla batisfera. Prometto che non ti lascerò nei guai. Ok. Bisogna tirarla fuori dal nascondiglio. Ma dovrai fidarti di me. Ok. Ho cercato di non parlare molto. Quindi, ricapitolando, siamo scesi. Vi farò a pezzi. Ma perché gioco questi giochi a mezzanotte circa? Porca miseria. Quei cosi? No. Ok, qua. Premi C per chinarti. Oh Cristo! Non sono una persona cattiva! Porca! Sei impazzo! Mi sono cacato! Il combinante guerriero? Come si prende? Cioè non so. Ah, così. Ho raccolto un kit di Heavy e un kit medico. Quando sei ferito premi F per curarti, ok. Ok, onestamente sono uno che ha paura dell'acqua, ma non tanto dell'acqua quanto andare sott'acqua. Cioè se io tipo cado da una barca. Facciamo finta. Io cadessi in una barca. Da una barca.
e finissi nel mare aperto, io morirei di paura e poi morirei anche di fame e di altre cose. E che cos'è questo? Elettroscarica. Certo, troviamo le bue. Oddio. Troviamo le boccette di una cosa abbandonata e conficchiamocela. Certo. Come indovinare, cado? No? Sì. Perché lo sapevo? Perché lo sapevo? Se c'è ancora dell'Adam. Questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Cos'è l'Adam? Di combinante 2. Sentito? Filiamo. Fifone, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Codardo, come sempre. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Non ho ben capito chi sono questi tizi. Però ho capito che c'è un Big Daddy. Oh, porco Giuda. Onestamente non so di. Ma Guarda, mister Boia, è un angelo. Vedo la luce che esce dal suo stomaco. Aspetta un attimo, è ancora vivo. Va bene, so che presto anch'io sarò un angelo. ok, c'è un errore di traduzione da quello che ho visto. Perché dice presto sarò un angelo, ha detto. Boh. Ok. Stai bene, ragazzo? Il primo plasmide è sempre una bella botta, ma non c'è niente come un pugno di fulmini, dico io. O no? Allora, premi il pulsante di mouse per usare il plasmide. Aspettate. Allora, col tasto destro cambio arma e col sinistro uso l'arma. Ok, ragazzi, sapete, credo che per questo primo episodio di Bioshock. Aspettate, faccio un nuovo salvataggio. Ok, credo che per questo primo episodio di Bioshock sia tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto da Dab. Bella ragazzi!